Come preparare un esame di ammissione per il corso attori in un'accademia di livello nazionale? Ogni anno sono tantissimi i giovani che ci provano e insegnando da anni in una di queste ho pensato che fosse giusto fare un video, opportuno fare un video in cui mi rivolgo proprio a questi giovani, giovanissimi ragazzi, a voi che provate a entrare in queste scuole. Non per avere, sai, i video tipo 5 consigli per, 5 modi per, eccetera. No, non è questo. Ma per fare qualche considerazione che magari può evitarti qualche fatica inutile, qualche dispiacere, eccetera. Vediamo rapidamente alcune delle cose che vengono più sbagliate dai candidati normalmente e alcune valutazioni di fondo che è importante fare per orientarsi, a mio avviso e per la mia esperienza. La prima cosa è, si chiama arte drammatica, ma in un provino non c'è niente di drammatico, nel senso che è niente di tragico in una risposta eventualmente negativa dell'Accademia. Perché questo? Perché l'Accademia risponde per se stessa. L'Accademia ti dice che in base a quella performance, a quel momento di laboratorio comune, non ritiene di poterti aiutare a diventare un attore. Questo vale in tutte le direzioni ed è interpretabile in tutti i modi, anche se certo è vero, molto spesso l'Accademia sta esprimendo una sua perplessità sulla tua reale propensione per la recitazione, ma non è l'unica riflessione che un'accademia può fare. Risponde per sé, non risponde per le altre accademie, quindi non mi prendono di qui, ma magari mi prendono di là. Non risponde per la tua vita in generale e per la recitazione in generale, perché gli attori che in questo momento lavorano, non tutti escono dalle scuole, non tutti hanno fatto accademie e hanno un'impostazione perfetta e didattica, moltissimi arrivano da altri percorsi, però poi vanno lì, funzionano e quindi lo fanno. Allora, questa è una prima valutazione di fondo, tanto per connettere la cosa a una realtà, la dimensione a una realtà. Poi direi che c'è un altro aspetto che può riguardare te. Hai 20 anni, 25, ti va di provare? Prova, ma con leggerezza, non con superficialità, ma con leggerezza. Se va, va, se non va, non va. Non è una questione di vita o di morte, entrare in un'accademia, non può mai esserlo. Può essere una questione di vita o di morte, eventualmente riuscire a fare teatro o cinema nella propria vita, nel senso che uno si sente veramente votato a quello, ma l'accademia di per sé non è la tua carriera, ok? La seconda questione è, secondo me, chiarire bene la motivazione a te stesso o a te stessa prima di andare a fare l'esame, perché la motivazione è una delle cose che ti vengono chieste. Quando ti viene chiesta una motivazione, cerca di non dare una motivazione emozionale. Perché quasi tutti fate così, quasi tutti dite io mi sono innamorata del teatro, io mi sono innamorato del cinema, io ho visto quell'attore, sono stato folgorato. Allora è tutto un insieme di folgorazioni, svenimenti, emozioni, lacrime, farfalle nello stomaco, quanta roba. Allora, tieni conto che per una commissione che ti sta guardando, sapere che tu ti senti molto bene quando reciti non cambia niente, perché la commissione non vuole sapere se ti emozioni, ma se la emozioni quando tu fai il provino. È quella la cosa fondamentale. Allora, anziché raccontarci come stai tu, raccontaci qualche piccola cosa che ti è accaduta, che ti ha fatto, inventatela, ti dico persino, no? Che non dovrei. Qualche volta che ti è capita in cui ti è capitato di aver capito che l'altro si emozionava, cioè ho visto le facce di quelli di fronte a cui, ai quali facevo il monologo che si commuovevano, ho visto che ho provocato un'emozione intorno. Questo è già una cosa diversa, per quanto piccola, per quanto se vuoi anche quella in essenziale, però smettila di dirci come ti senti tu, facci sentire qualcosa. In più, attenzione alle motivazioni, perché le motivazioni molto spesso ti sono una trappola poi per te, cioè le iperboli sono pericolose. Caso tipico? Io sono fulminata dal teatro, io non posso immaginare me stessa al di fuori del teatro. Ok, poi torniamo su questa risposta, ma se la domanda che segue è: ok, e che autori ti piacciono del teatro? Beh, dunque Shakespeare, piace Shakespeare, Pirandello, Pirandello, ah, ok, e cosa hai letto di Shakespeare? Dunque, di Shakespeare ho letto Romeo e Giulietta,
Perché, vabbè, ce l'avevano fatta fare a scuola e magari hai 23 anni. Da quanti anni sei fuori dal liceo? Siamo fermi a Romeo e Giulietta fatta al liceo? Il punto non è che racconti balle, il punto è: ma tu sei sicuro che ti piace il teatro? Tu sei sicuro che ti piace il cinema? Perché l'altro giorno una persona a un provino mi ha detto che non riesce a vivere senza cinema e l'ultimo film che ha visto è uscito 2 anni fa? Cioè, quanto sei connesso a te stesso? È vera questa cosa o no? L'amore per essere un attore ti deriva dai talent? Ti deriva da quei 40 secondi in cui vedi il ragazzino che canta e ti sembra fantastico, il ragazzino che recita e ti sembra fantastico? Perché se è quello, puoi rimanere a casa e evitarti di tutto questo viaggio, ma non perché dai fastidio alla commissione, ma per te, perché non è vero che quella strada ti piace, più che altro non lo sai perché non la conosci. Il processo di arrivare a quel punto, quest'anno l'Italia, no, alle Olimpiadi ha fatto il pieno di medaglie. Noi abbiamo visto quel minuto lì, i 100 metri pazzeschi, no, in cui uno va a parte e fa ok, ma quei 100 metri lì quanti anni di lavoro hanno dietro? Ti sei alzato tu alle 5 di mattina a fare la corsa prima di colazione? Ti sei alzato quando stavi male e andare lo stesso a fare? No, la verità è che no. Noi vediamo quel minuto lì. Sto parlando a chi si dovesse riconoscere in questi ritratti e so che, grazie a Dio, a fare le selezioni vengono anche persone che invece queste cose non hanno bisogno di sentirsele dire e non le sto dicendo a loro. Perché loro invece i testi, il cinema, le cose le guardano, li leggono, li approfondiscono perché gli piace. Un'altra questione più pratica, diciamo, è che cosa sto facendo quando sto facendo un provino? Non sto facendo uno spettacolo. Allora, se hai un quarto d'ora a disposizione per il tuo provino, non passare 8 minuti a cambiarti d'abito tra un monologo e un dialogo perché hai preparato un bel costumino da farci vedere. Perché noi ti vogliamo vedere in tuta, vieni in tuta, fai Re Lear in tuta, fai Desdemona in tuta. Non ci interessa come sei agghindato, non abbiamo bisogno di vedere uno spettacolo, si chiama provino. Ultima cosa. Qualunque cosa tu decida poi di fare e qualunque risposta tu abbia da un'accademia, sai qual è la cosa fondamentale? Non che tu capisca se è veramente il teatro o il cinema che ti piacciono, ma che tu capisca cos'è che piace a te. Per fare questo, riconsidera le azioni, come dicevamo. Prima te l'ho detto in negativo, ma se non hai visto film, di che cosa parli? Se non hai letto testi, di che cosa parli? Adesso te lo dico in positivo, perché qualcosa tu avrai fatto. Di quelle cose che continui a fare sono la tua vera passione, quelle cose che ti incuriosiscono, quelle cose che attirano la tua testa, la tua fantasia, le tue emozioni. Prova a seguirle, prova a vedere quanta fatica sei disposto a fare per quelle, perché magari è la biologia, magari è la filosofia, magari è paghe e contributi. Io ho persone, amiche, che hanno lavorato una vita in paghe e contributi, che per me sono la cosa più lontana del mondo e sono entusiasti della vita che hanno fatto. Liberiamoci da queste idee che questo sia un mondo magico. La magia non c'è. La magia non c'è. La magia si chiama trucco. Ci sono dei percorsi e questi percorsi sono specifici, ognuno ha il suo. Perciò mi raccomando, se nonostante tutto questo, oppure grazie a tutto questo, ti viene voglia di fare un provino, ragiona, ragiona bene, ottimizza le risorse. Parti e buon viaggio.